Ciao a tutti, oggi sono qua per parlare di un argomento abbastanza importante per me e questo video nasce come una chiacchierata molto molto libera, avrete notato un po' l'andazzo degli ultimi video, mi sento particolarmente sola, ho bisogno di parlare e niente, dicevo che questo video nasce da una riflessione che ho fatto nell'ultimo periodo perché sto affrontando un momento non particolarmente felice, abbastanza tosto, e mi sono ritrovata a pensare al dolore, a come vivo io il dolore, ma soprattutto a come le altre persone si immaginano quello che sto affrontando, quello che sto vivendo. Mi spiego meglio, non sarà ovviamente incentrato su me stessa questo video, ma in linea generale su come spesso diamo per scontato che una persona si senta in base alla sua reazione, al modo in cui si comporta. Secondo me è importante capire che ogni persona reagisce agli eventi in maniera differente, sia alle cose belle che alle cose brutte, ma che i diversi tipi di reazione non corrispondono necessariamente ad una scala. Ad esempio, ho comprato una pianta. Yeee, ho comprato una pianta nuova, sono molto molto felice. Ecco, io esprimo in questo modo il mio entusiasmo verso anche le piccole cose, devo essere sincera. Magari invece mio compagno sorriderà semplicemente di fronte alla pianta nuova arrivata, o anche le mie amiche mi diranno: "Dai, che bello!" Questo significa che sono molto meno entusiaste di me all'idea che io abbia una pianta nuova? O significa forse che sono molto felici per me, ma hanno il loro modo di esprimere questa felicità? Nel caso di una cosa che riguarda me stessa, è chiaro che spesso le altre persone possano dimostrarsi molto felici per me, ma fino a un certo punto perché è qualcosa che non riguarda loro in prima persona. Ci sono poi persone più o meno empatiche, più o meno sensibili alla felicità e alla sofferenza delle altre persone. In linea generale, però, quando capita qualcosa di bello ad una persona, e questa persona si confronta magari con gli amici, purtroppo capita che queste persone non siano in grado di essere felici al 100% per questa persona, perché purtroppo pensano che a lei è successa questa cosa qua e a me, perché a me non succedeva nulla di bello, perché io non posso ottenere quello che ottiene anche lei. Io penso di meritarmi di più questa opportunità di questa persona. Quando invece ci capita qualcosa di brutto, è più probabile che le altre persone si dimostrino più sensibili nei nostri confronti, con parole di conforto, semplici "mi dispiace", "se posso fare qualcosa per te dimmelo". Però anche in questo caso, di fronte ad un evento disastroso, infelice, di sofferenza, se una persona si mette a piangere ed un'altra persona invece è semplicemente triste e sta zitta, vuol dire che la persona che sta piangendo soffre di più di quella che sta zitta? Purtroppo al giorno d'oggi sento che siamo in un mondo fatto di molte apparenze e che le apparenze spesso sono quelle che contano di più. Se io mi dimostro attiva in una certa causa e pubblico determinati contenuti o parlo di determinate problematiche, le persone tenderanno a pensare che mi preoccupo seriamente dei problemi legati, che so, all'ambiente, all'inquinamento, ai diritti per gli animali, eccetera, eccetera. Se invece me ne sto zitta, probabilmente me ne infischio di tutto questo, no? Stessa cosa per quanto riguarda i sentimenti, se io non mi dimostro felice verso un traguardo di un'altra persona, allora probabilmente sono invidiosa, se non lo dimostro pubblicamente, ma magari in privato ho contattato quella persona. E nel caso di un periodo infelice, se io non sto tutto il tempo a lamentarmi, a dire che sto soffrendo, che sono triste, che piango dalla mattina alla sera, vuol dire allora che non sto veramente soffrendo? Lo so che ho fatto un giro di parole molto molto lungo, ma semplicemente per farvi capire che quello che sto vivendo io in questo momento lo so io, e anche se proverò a metterlo a parole, a raccontarlo a qualcuno, molto probabilmente non lo vivrà nello stesso modo in cui lo sto vivendo io. Non perché magari è indifferente a questo, perché non è successo lui in prima persona, ma perché io elaboro il dolore in una maniera diversa da un'altra persona. Perché
perché sto facendo questo video e sto dicendo tutte queste cose? Perché purtroppo parlando con altre persone, ad esempio di quello che mi sta succedendo, mi è capitato di sentirmi dire, però dai, ti è passata in fretta, però dai, l'hai superata in fretta come cosa? Cioè, cosa? Perché non ti stai più lamentando, non sei più triste, ti vedo sorridente, non piangi più, eccetera, eccetera. Sì, ho passato tutto. Sì, sì, è tornato tutto come prima. Non date per scontato che la vostra reazione di fronte a certi eventi sia la regola. Perché magari in questo momento mi dimostro felice e sorridente, ma ad esempio ieri notte l'ho passata a piangere, sono andata a dormire alle 4 di notte perché non riuscivo a smettere di piangere. Io però non passo tutta la giornata, tutti i giorni della settimana a piangermi addosso, a lamentarmi, oh quanto è brutta la mia vita, mi è successa questa cosa, adesso come ne esco fuori? Perché io non sono quel tipo di persona, ma solo perché non passo tutto il tempo a lamentarmi, a piangere, a disperarmi, a condividere online, perché a quanto pare nel mondo d'oggi se non condividi qualcosa online allora non l'hai fatto e non l'hai vissuto per davvero. Non date per scontato che una persona sia felice, triste, ansiosa, eccetera, eccetera, in base esclusivamente a quello che vedete di questa persona online o in base a quello che vi dice o vi racconta. Perché comunque è una piccolissima parte di quella persona e ogni persona è fatta in maniera diversa, tutti abbiamo caratteri diversi. C'è chi esprime il proprio disagio parlandone apertamente, chi si chiude in se stesso, chi tra virgolette sembra far finta di niente perché ha il proprio modo di sviluppare la cosa e di affrontarla. È ovvio che ci siano comunque degli estremi e dei limiti, perché se una persona soffre tantissimo ha bisogno di aiuto, non può continuare a soffrire per sempre, ha bisogno di parlarne, che sia con un amico, con un familiare, con un medico, con qualcuno che lo possa aiutare. Però il mio discorso in realtà si riferisce a casi molto più comuni, non casi limite in cui si sfocia in qualcosa di dannoso o nella malattia. Come vi dicevo qualche video fa riguardo all'educazione che si è un po' persa attraverso i social, perché c'è spesso un tono molto confidenziale con le persone e forse ci si dimentica che dall'altra parte si ha una persona che magari non si conosce, che non vi conosce e quindi ok, essere colloquiali e abbastanza in confidenza, però c'è modo di chiedere le cose e di rapportarsi alle persone. Non bisogna dimenticare che comunque sono persone strane, voi non fermereste mai una persona qualunque per strada senza salutarla, senza presentarvi, senza, che so, chiedere scusi, dove ha preso quella maglietta, dove sta andando, quanti anni ha, quanto pesa, eccetera, eccetera. Non lo fareste mai con una persona dal vivo che non conoscete. Perché sui social dovrebbe essere diverso? Perché sui social vi permettete, ci permettiamo, anche se a me non capita, però mi includo lo stesso, di dare così tanta confidenza alle persone e di pensare di conoscerle, di sapere come sono realmente e quindi giudicarle in base a questo. Perché non ci fermiamo un attimo, un qualche secondo in più a pensare, a cercare di essere tolleranti, a capire, a farci più gli affari nostri e cercare di migliorare come siamo, migliorare il nostro carattere, migliorare la nostra reazione di fronte agli eventi invece che giudicare le altre persone e dire ah, diceva che aveva un periodaccio, ma è sempre felice, fa sempre belle cose, cioè si lamenta sempre per nulla. Perché dobbiamo sempre avere qualcosa da ridire sulle altre persone? Io sinceramente non ho una vera e propria risposta. Penso però che con l'andare del tempo si sia persa molta gentilezza e molta, non capacità, ma voglia veramente di mettersi nei panni di un'altra persona, di capirla. Penso che si diano troppe cose per scontate e che sia forse troppo facile, però ingiusto, imporre il proprio metro di giudizio agli altri. La nostra sensibilità, il modo in cui viviamo la nostra vita, i dolori, le cose belle, dovrebbe permetterci di aprirci nei confronti degli altri e capire che dall'altra parte c'è una persona completamente diversa da noi.
E cercare quindi di essere tolleranti, perché non c'è bisogno di essere necessariamente di supporto, motivanti, ma non c'è nemmeno bisogno di infierire, di presupporre cose, di essere invadenti. Ecco, anche oggi sono andata molto a ruota libera, ho fatto un po' di giri, spero che si sia capito meno male il mio discorso, non mi ero preparata a nulla, semplicemente volevo far leva sul fatto che tutti soffriamo, ma in maniera diversa, e che reagiamo essenzialmente in maniera differente agli eventi e che le nostre reazioni, non sempre fanno trasparire l'intensità, l'importanza di certi eventi. Se io mi metto a piangere perché mi è successo qualcosa di brutto e quella stessa cosa accade ad un'altra persona, ma non si mette a piangere, non significa che io soffro di più o ho sofferto di più per quello che mi è successo rispetto a questa persona. Fatemi ovviamente sapere la vostra qua sotto nei commenti, sono molto curiosa di confrontarmi con voi su questo argomento e nulla, ci vediamo alla prossima. Ciao!